Io naturalmente, come detto bene, sono uno dei fondatori e dei redattori di Roars. Noi facciamo anche un lavoro molto, molto analitico e devo dire che questa valutazione andrebbe boicottata, diciamo, anche solo per il modo con cui è stata costruita. Ma forse questo non è un caso che sia stata costruita male, perché anche le cose che sono state dette prima sugli indicatori, quando gli indicatori sono costruiti male, perché gli scopi sono altri. Ecco, allora io volevo dire qualcosa su questo aspetto e mi aggancio a un articolo di qualche anno fa, che ha un nome molto bello, Intimidazione matematica, apparso su una rivista dell'American Mathematical Society, che parla di un tema abbastanza simile alla valutazione della ricerca universitaria, perché è la valutazione dei docenti delle scuole mediante il cosiddetto sistema del valore aggiunto. Così, questo è un articolo, molto interessante, e mostra come le tecniche del valore aggiunto abbiano delle forti limitazioni, che sono note a tutti gli specialisti, ma ciò nonostante hanno un enorme successo a livello politico. Così. E si vede che le motivazioni per cui hanno successo sono molto simili, per cui alla fine anche noi tendiamo a usare metodi di valutazione della ricerca senza fondamento scientifico, ma che in qualche modo diventano una specie di feticcio che non si può toccare. E il punto fondamentale è che la matematica può essere impiegata come un'arma retorica per convincere il pubblico che qualcosa è oggettivo, e questo tipo di operazione si chiama intimidazione matematica e funziona molto bene con l'opinione pubblica che non capisce molto di matematica, ma messa di fronte a dei numeri è sicuramente impressionata, funziona bene con i decisori politici, a volte funziona bene anche con i rettori che spesso hanno una dimensione ormai più politica che scientifica, devo dire. E questa intimidazione matematica è qualcosa che ci chiama in causa a due livelli, ci chiama in causa come qualcuno che la subisce, come vedremo, ma anche come qualcuno che è in grado di smontarla, soprattutto i docenti che hanno gli strumenti metodologici per farlo. Ecco. Allora, cosa c'è di più oggettivo delle pagelle? E in effetti, la nostra agenzia di valutazione, come linea programmatica, ha avuto quella di dire: adesso do le pagelle a tutti, faccio le classifiche, e in base alle classifiche decido chi chiudere e chi no. Così. Ecco, questo è un approccio molto tecnocratico e che tutto sommato ha successo con l'opinione pubblica, perché se voi ci pensate, nel senso, noi adesso stiamo cercando di riportare al centro dell'attenzione problemi reali, che sono il diritto allo studio, la crescita del paese e così via. Però per una ragione forse non tanto strana, questo tipo di linguaggio da un po' di tempo è diventato obsoleto, perché io piuttosto mostro un cellulare e dico: questa è una cosa che funziona, questa è tecnica, qui c'è della matematica, c'è della scienza e questo funziona. Mentre invece lo studente che rivendica la borsa di studio, come dice Abravanel, ormai è una cosa del passato. Noi dobbiamo fare cose che funzionano e, diciamo, tutte le cose, non so, l'automobile con tutti i suoi gadget, il navigatore satellitare, il cellulare, l'iPad, ci danno la dimostrazione che la tecnologia funziona, che la matematica e la scienza funzionano. Quindi noi vogliamo cose che funzionano, non, come dire, della gente che chiede diritti che poi, diciamo, ormai sono fuori moda, non ci sono più le risorse per garantire i diritti a tutti, no? Dobbiamo garantirli solo a chi se li merita, naturalmente. E allora, a questo punto di vista, se io ti faccio una valutazione oggettiva dei docenti, ho un qualcosa che in maniera matematica, come le stesse leggi matematiche fanno funzionare il cellulare, mi dice che un docente più bravo, più produttivo, garantirà più progresso e più benessere a tutti. E quindi io voglio più progresso e più benessere per tutti, naturalmente. Ecco, però, se io vado a studiare, perché comunque la scienza, comunque, diciamo, ha una sua oggettività, questo tipo di classifiche da Spiegelhalter, che è probabilmente uno dei più citati, più importanti statistici mondiali, vengono dette a ancora un'altra classifica dubbiosa, di dubbio valore. Lui lo fa riguardo a un problema di sanità, nel senso che anche in sanità ci sono esattamente questo tipo di problemi, e uno dice: ma questo è, ecco, cos'hanno queste classifiche che non funzionano? Si vede che i dati, se vengono disegnati in funzione della dimensione dell'istituzione, hanno una tipica forma imbuto, no? Vedete quella forma imbuto. Ma uno si domanda: ma le classifiche che fa l'ANVUR, hanno anche loro delle forme a imbuto? Proviamo a vedere. Questa qui è la classifica della VQR, la prima VQR. Queste qui sono le 16 aree. Vedete che sono 16 imbuti. Quindi sostanzialmente abbiamo usato una tecnica che è noto non funzionare per fare queste classifiche. Noi di Rawls l'abbiamo denunciato, abbiamo detto: questa, la classifica degli Atenei, è la legge dell'imbuto, ma l'ANVUR non se ne cura.
E il presidente dell'ANVUR nel 2013 diceva: adesso possediamo una fotografia dettagliatissima e soprattutto certificata. E qui vedete proprio il discorso dell'uso della matematica, nel senso, noi l'abbiamo fatta, è una cosa matematica, una cosa scientifica, questa è una cosa vera. E Benedetto, che era il responsabile del DQR, e Torrini, che era il direttore dell'ANVUR, diceva: il caso non ha dunque nulla a che fare con i risultati della DQR, non c'è nulla di casuale, insomma. Ok, ecco, e poi uno va a vedere, io mi sono divertito, sono ingegnere come rettore, e nell'area 9 in particolare, anche qui c'è anche l'area 8, architettura 8B, sono andato a vedere come si è classificato il Politecnico di Milano, che ovviamente è un punto di riferimento da tanti punti di vista, e come si è classificata Messina per quanto riguarda ingegneria industriale dell'informazione. Allora, Messina decima, Politecnico di Milano sedicesimo. Così. E questa è la fotografia dettagliatissima. Messina di poco batte il Politecnico anche in architettura, e anche questo è abbastanza clamoroso. Ecco, però uno dice: questo è il passato, e nella VQR 2.0 faranno tesoro degli errori e questa volta andrà meglio, cioè non può andare peggio di così, naturalmente, no? Così. Allora, abbiamo questa volta la valutazione basata sui percentili, in maniera più precisa dovrei dire sui percentile rank, e questo qui è un pezzo di uno dei documenti dei GEV in cui spiega che per ogni articolo si calcolano due percentili e poi si fa una combinazione lineare dei percentili. Allora, se uno va a vedere di nuovo quello che dice la letteratura scientifica, quindi la scientificità non quella sbandierata, ma la scientificità di chi fa il lavoro sul campo, c'è scritto che sembra controintuitivo a molte persone, persino alcune che lavorano nei corpi docenti di università di livello mondiale, tra l'altro, quindi anche in effetti un po' di giustificazione all'ANVUR glielo danno, e che alcuni numeri non si possono sommare, cioè quei percentile rank che stanno nelle formule dell'ANVUR sono dei numeri che non sono sommabili. Adesso qui non sto a spiegare l'aspetto tecnico, ma sono delle posizioni in classifica essenzialmente. Quando io arrivo terzo, magari su una certa classifica, un'altra classifica arrivo settimo, non posso fare 3 più 7, perché quei numeri sono dei numeri ordinali e non si possono sommare, e l'unica ragione per usare questi percentili è l'ignoranza. Questo c'è scritto nella letteratura mondiale. Così. Il coordinatore del GEV 9, che è il coordinatore del mio GEV, è tra quelli che hanno varato questi criteri, e ha un bel video in cui spiega come funzionano, e lui è convinto che se un articolo ha solo 2 citazioni e ha un indice SJR pari a 3, mentre invece un altro articolo ha 25 citazioni e ha un indice SJR 1,5, dice: beh, naturalmente il miglior articolo è quello con 25 citazioni, perché c'è una sproporzione talmente grande. E poi dice: noi, guardando anche quello che dice la letteratura scientifica, dobbiamo privilegiare le caratteristiche del singolo articolo, non le caratteristiche del contenitore, cioè della rivista in cui l'articolo è stato pubblicato, perché altrimenti, diciamo, sarebbe un po' un equivoco, insomma. Allora, uno poi va ad applicare i criteri e vede che in molti casi succede così, però per esempio in una delle varie classi disciplinari si vede che accade esattamente il contrario, cioè nemmeno chi ha progettato i criteri è più in grado di capire che cosa fanno, cioè è convinto che i criteri premino sempre il maggior numero di citazioni quando queste sono così tante. In altri casi il criterio fa esattamente il contrario, perché è un criterio antiscientifico essenzialmente. Ecco, io devo dire che in molti casi mi sento come uno che smonta macchine per il moto perpetuo, nel senso, e che è un'attività inutile, nel senso, se voi avete delle persone che dicono: io faccio il moto perpetuo, vi porto una macchina, andare a smontarla è un'attività inutile, perché ovviamente non può esserci il moto perpetuo. Però, come dire, questo è ovvio per chi conosce la termodinamica. Il problema è che molti dei nostri colleghi e il pubblico non conoscono la termodinamica, e quindi ogni volta bisogna smontare la macchina e mostrare che dentro ci sono le pile, sostanzialmente. Quindi questa è un po' l'attività di Roars, un'attività inutile, così. E a mio parere il punto è proprio quello un po' dei fenomeni paranormali. Anche i fenomeni paranormali è inutile spiegare che i cucchiaini non si piegano con la forza del pensiero. Però, tutto sommato, alla fine qualcuno dei prestigiatori, tipicamente, hanno dovuto impegnarsi per smontare queste bufale qui. Ecco, infatti poi in Italia abbiamo anche il CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, e qui c'è scritto che ha bisogno del tuo aiuto per sostenere un'opera di informazione a favore della razionalità, così. E l'articolo, tornando alla Mathematical Intimidation, a me piace molto di questo articolo anche un richiamo etico, perché dice: chi è in grado di farlo ha il dovere
di spiegare alle persone quando si trovano di fronte a dei fenomeni di intimidazione matematica, perché questa è un'opera nei confronti del pubblico, è una cosa che fa crescere la società e impedisce che venga, diciamo, messa in preda di operazioni che vengono spacciate come operazioni oggettive, scientifiche, e invece sono operazioni ideologiche. Cioè, se noi dobbiamo smontare l'università e fare un paese più disuguale, diciamocelo. Possiamo discuterne, cioè se la maggioranza della popolazione vuole un paese in cui tutta l'istruzione è concentrata in alcune regioni, alcuni territori vengono abbandonati a se stessi, è un'opzione politica come tante altre, però deve avere il consenso per essere fatta, non può essere venduta dietro delle formule matematiche. E la cosa importante... come dice, i modelli matematici, dice l'articolo, sono strumenti, non magia, e usare la matematica per intimidare, per l'intimidazione, togliendo il dibattito sugli scopi, perché questo, a questo serve, cioè eliminare il dibattito e quindi sostituirlo in questo modo, è pericoloso non solo, non è pericoloso solo per l'istruzione, ma è pericoloso anche per la matematica, nel senso, qui ne va di mezzo anche la nostra dignità. E qui io ho qualche problema nei confronti dei miei colleghi che fanno i GEV. Io ho firmato un appello che chiede ai GEV di dimettersi. Perché, uno scienziato non può dare il suo accreditamento a delle operazioni così poco scientifiche. O c'è una difesa, per cui vengono a mostrarci che questi criteri in realtà hanno una solidità scientifica, ma io una difesa finora non l'ho vista, o altrimenti stai compromettendo la tua integrità scientifica. E noi sappiamo purtroppo che molti accademici sono pronti a compromettere la loro dignità, e purtroppo la storia d'Italia ha degli esempi, sotto altri regimi molto pesanti da questo punto di vista. L'impressione è che qui siamo disposti a compromettere anche la nostra integrità scientifica per dei piccoli vantaggi, per proteggere una scuola, per proteggere una sede. Qualcuno dice: sto lì per minimizzare il danno. È anche vero che ai tempi del giuramento qualcuno disse che non aveva giurato per le stesse ragioni. Però, non è proprio la stessa cosa, a mio parere. Ecco, io penso che noi avremo bisogno del CICAV, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulla Valutazione. Così. E in qualche modo, forse, ce l'abbiamo già, nel senso che il lavoro di Roas è un po' di questo genere. Io qui ho messo tre articoli, per esempio, di analisi di classifiche, la classifica del Censis, la classifica del Sole 24 Ore e anche la classifica QS, che quando uno poi va a scavare, purtroppo queste classifiche hanno un potere grosso sull'opinione pubblica, cioè l'obiezione forte che farebbe qualcuno che magari ascolta il dibattito di oggi, quando l'università italiana comunque un'università forte, che forma persone valide, che fa ricerca apprezzata internazionalmente, la replica sarebbe: ma voi nelle classifiche internazionali non ci siete, nelle prime 100 posizioni di solito non c'è nessuna università italiana, nelle prime 200 posizioni non c'è nessuna università italiana. Questo è un classico esempio di intimidazione a mezzo di numeri, così. E poi alla fine, se l'intimidazione matematica non basta o non funziona più, c'è anche un altro tipo di paura che viene evocata. Ed è quello che, se voi contestate la valutazione, contestate la VQR, salteranno fuori di nuovo cliché e retoriche antiuniversitarie come quelle sui baroni, l'autoreferenzialità e così via. Per cui questo dibattito è un dibattito malato per diverse paure. Da un lato l'intimidazione dei numeri, che è potente anche dentro l'accademia. I nostri colleghi umanisti in gran parte fanno fatica a seguire questi criteri numerici che vengono usati, e li giustifico perché anch'io faccio fatica a capirli, nel senso che io ho speso fior di giornate per decifrare i criteri del mio genere. Così. E quindi a maggior ragione credo che questo valga per colleghi che magari non si occupano di modelli matematici e di statistica. Però poi c'è l'altra grande paura, che verremo fatti a pezzi, e da questo punto di vista ha ragione Esposito: noi dobbiamo legare questa battaglia a una battaglia più generale su quello che è il futuro del paese. Non possiamo decidere il futuro del paese con delle formule, ma dobbiamo riportare al centro la natura dei problemi, evitare che i numeri, l'intimidazione matematica, nasconda quella che è la vera posta in gioco, che è l'accesso alla formazione, l'accesso alla ricerca e l'accesso ai diritti. Ecco, quindi non possiamo lasciare che queste cose vengano nascoste, e ogni tanto bisogna anche rischiare, nel senso, è vero, se adesso andremo al muro contro muro o in qualche altro scenario, è possibile che riparta l'attacco all'università con gli strumenti che conosciamo bene.
e molti di noi hanno paura. Il mio rettore ha paura di questa cosa qui, non pensa di poter reggere, mentre invece un giorno o l'altro, e temo che questo giorno sia arrivato, dovremo reggere questa cosa qui, ma dovremo reggerla a testa alta, e la possiamo reggere a testa alta se mettiamo avanti le ragioni di tutto il sistema universitario, vuol dire studenti, precari, ma anche la nazione tutta, perché una nazione senza un'università forte non ha futuro. Grazie.